Simone Ghiazza, nel tuo discorso di apertura hai aperto con una frase importante, cioè l'imprenditore giovane è rock. Beh, sì, l'abbiamo detto. La grafica era rock, la musica d'ingresso era rock, ma quello che conta di più, le tesi erano rock. Guardiamo al futuro, guardiamo a quello che ci serve per ritornare a competere, non più aree depresse, chiamiamole aree di sviluppo, e investiamo lì per creare nuove aziende, perché 100 aziende nuove ne possono salvare una, che è il pilastro della nostra economia. Poi hai parlato anche dell'arricchimento, molto importante per l'uomo, ma soprattutto per le imprese in questo caso. Cioè, un'impresa per vivere deve continuare ad arricchirsi e imparare. Eh beh, il valore della formazione è innegabile. La formazione delle aziende passa attraverso la formazione dei collaboratori, ma anche attraverso la formazione dei titolari d'azienda. E qui a Santa Margherita, da un lato le proposte politiche, quindi i temi di dibattito, e dall'altro invece occasione di formazione per i giovani imprenditori su temi specifici come lean manufacturing, industria 4.0, sostenibilità ambientale ed energetica.